tanto che ti mancava, l'avevi cercato, sfiorato in altre occasioni. No, ci tenevo a livello personale, ci tenevo perché, sono sincero, domenica sera dopo Crema mi sono vergognato veramente la prestazione mia personale, perché proprio, insomma, ci sta di perdere, però soprattutto noi un po' più vecchiotti, fra virgolette, dobbiamo dare qualcosa in più, e domenica questo era mancato, quindi ci tenevo a riscattarmi. E insomma, il gol è il coronamento di una settimana fatta bene, ci siamo compattati, abbiamo fatto il gruppo, la società ci ha dato una buona scossa, come era giusto che sia, e oggi abbiamo messo in campo tutto, abbiamo portato a casa una vittoria col cuore, che era quello che ci voleva, e oggi deve essere un punto di partenza, perché dobbiamo andare sabato a Gozzano e vincere la partita e finire bene quest'anno, e poi piano piano penseremo, insomma, a passare delle buone vacanze e a recuperare anche gente che è fuori, che per noi è fondamentale. Senti, avresti anche potuto raddoppiare, uscito di pochissimo su quella ripartenza. Giustamente hai dato tantissimo, però il mister anche diceva era giusto che restassi in campo, perché anche la minima occasione, la minima spizzata anche poteva essere tenere la pressione, una difesa che per la promozione mi è sembrata impossibile. No, l'avevamo studiata inizio settimana, sapevamo che, insomma, che attaccando gli spazi con queste palle dal nostro mediano e dalle nostre mezzale potevano andare in difficoltà, e sulla prima occasione abbiamo fatto gol, potevamo sia io che Chiarello raddoppiare nel secondo tempo, è uscita di poco, però insomma abbiamo interpretato bene ciò che aveva chiesto il mister e ciò che avevamo preparato in settimana. E che cosa invece ti ha portato a vestire la maglia sotto quella che avevate per cambiato? Chi è che la vestiva? No, è un segnale che avevamo già dentro lo spogliatoio in settimana, perché insomma è un ragazzo che era importantissimo per noi, quello sotto gli occhi di tutti, stava facendo molto bene, insomma, per la giovane età un infortunio del genere è veramente un peccato, sia a livello per la squadra sia a livello suo, però l'abbiamo sentito, si è operato, l'operazione è andata bene, sta già recuperando e l'aspettiamo il prima possibile, quindi questa vittoria la dedichiamo a lui, e con chiunque avrebbe segnato, insomma, avrebbe fatto questo gesto, è toccato a me e sono molto felice. Senti, Pedro, un punto di partenza, questo è stato un punto di partenza anche per trovare fiducia, una squadra che aveva manifestato nell'ultima partita una fatica anche a gestire il risultato. Quando sul momento del rigore un po' di timore vi è venuto, o siete riusciti ad andare anche mentalmente oltre la paura e ci recuperano di nuovo? No, un po' di timore viene, perché purtroppo in questi ultimi 40 giorni andavamo in vantaggio, poi alla prima occasione ci scritolavamo, insomma eravamo molto fragili, invece oggi sì, un po' di paura ammetto che c'è stata, però oggi si vedeva già dalla settimana, già da come siamo arrivati al campo, oggi serviva per qualcosa in più, ci abbiamo messo il cuore che magari in queste ultime partite ci è mancato, quindi anche se potevamo evitare l'azione di rigore, io ero convinto di portarla a casa, e oggi chiunque di noi, sia quelli che erano fuori sia quelli in campo, abbiamo dato il 101%, perché oggi serviva quello. Ne hai reclamato uno anche tu a un certo punto? Sì, è rigore, sì. Perché io sono davanti, il difensore ha detto che la palla non l'ha presa, l'arbitro dice che ho accentuato un po' troppo, magari ci sta, però dal momento che io sono davanti e lui mi tocca il piede, è rigore, però siamo andati oltre. Arrivi, l'ha detto prima lei che siamo un po' vergognati dopo la partita di Crema, però c'è la consapevolezza che voi è una squadra che ha degli elementi di grande livello, come lei, che se si ingrana può veramente essere un secondo campionato quello di regione di ritorno. Infatti il dispiacere da quello, insomma, no, non per sminuire la pergolettese, però insomma una squadra come la nostra, che ha dimostrato nei primi due mesi di essere una squadra forte, compatta, e andare in vantaggio a Crema e poi 20 minuti e poi fare un'ora in quella maniera lì è stato un dispiacere sia per noi sia un dispiacere per i tifosi che sono venuti a vederci, quindi c'era nervosismo, la società comunque giustamente si è fatta sentire, dovevamo dare delle risposte sia a noi stessi in primis, sia alla società e anche ai tifosi, perché anche i tifosi vanno riconquistati e con le prestazioni di oggi la strada è quella giusta. Voglio ancora chiedere questo, legato a quello. Siete alla ricerca, lei parla di gruppo, però la ricerca di un leader, cioè uno capace di dire, siete giocatori di esperienza, capace di dire prendo in mano la squadra, è solo quello che detta il carattere alla squadra.
Ma l'idea ce n'abbiamo, comunque siamo 6-7 esperti che, come ho detto prima, in questo mese magari era mancato da parte nostra, magari nel momento negativo della partita, trascinare i giovani, perché è normale, non ti puoi aspettare magari da un giovane trascinare il vecchio. Quindi per quello ci siamo anche confrontati un pochino noi più grandi e abbiamo detto che soprattutto in questo periodo, se il giovane magari ti vede fare quella corsa in più, te lo porti dietro, i giovani ci devono far fare la differenza. Quindi il gruppo c'è, perché ammetto c'è, non solo fuori dal campo, si vede ad allenamenti, comunque siamo sempre belli uniti e ci mancava quel qualcosa che oggi ci abbiamo dato in più e che dobbiamo continuare anche da sabato. Grazie.